Il 4 agosto 2020, il segretario delle Nazioni Unite ha detto che la chiusura prolungata delle scuole in ben 160 paesi rischia di diventare una catastrofe generazionale. In molti paesi le scuole sono chiuse ormai da molti mesi. Da storico dell'educazione sono rimasto molto colpito da un fatto. All'inizio della pandemia Covid-19, una petizione nel nostro cantone ha raccolto in 48 ore 5.000 firme. La richiesta alle autorità cantonali era una sola: chiudete le scuole. Poi le scuole sono state chiuse davvero per 2 mesi. Gli allievi hanno fatto compiti e lezioni via internet. Poi a metà maggio è cominciato, tra mille prudenze e paure, un parziale ritorno nelle aule. Ora siamo alla vigilia di un nuovo anno scolastico che spero più sereno per gli allievi e per i docenti, e possiamo cominciare a riflettere sull'accaduto. I cittadini che hanno firmato quella petizione, comprensibilmente preoccupati, sembrano aver pensato che in una situazione di grave pericolo per la salute pubblica si chiudono le scuole. Io mi sono chiesto, ma davvero si sono sempre chiuse le scuole? Ne è nata una ricerca di cui vorrei parlare in questo video. La prima cosa che posso affermare, senza dubbio alcuno, è questa. Chiudere scuole per ragioni sanitarie è una cosa che si è sempre fatta. Chiudere tutte le scuole di un paese a tappeto è una cosa che non si era mai fatta nella storia. 100 anni fa, in Ticino, quando colpiva la terribile influenza spagnola, le scuole venivano chiuse dalle autorità locali quando davvero non si potevano più tenere aperte. Nelle altre scuole, prudenza, educazione fisica all'aperto e niente canto per evitare il contagio, i bambini febbricitanti venivano mandati a casa e così via. L'influenza asiatica del 1957 portò alla chiusura proattiva o reattiva di molte scuole per 1 o 2 settimane. Ma che siano rimaste chiuse tutte le scuole della Svizzera su decisione del Consiglio federale è una situazione senza precedenti. Questo vale anche per il resto del mondo. Nel 1918, paesi già in ginocchio per la guerra, Germania, Francia, Belgio, quando devono affrontare anche la spagnola, non chiudono le scuole. A New York e Chicago, durante la pandemia, i bambini, quelli che non si ammalavano, non perdevano neanche un giorno di scuola. In Europa, spesso si decretavano vacanze influenzali di qualche settimana. Quotidianamente il lavoro d'archivio mi permette scoperte interessanti. Nella Seconda Guerra Mondiale, in Svizzera d'inverno, non c'era scuola al sabato. Bisognava risparmiare sul carbone per il riscaldamento delle scuole. Al sabato si faceva allora una passeggiata con il maestro o la maestra. Come si vede, la scuola sa adattarsi anche a circostanze difficili. La mia ricerca, che non è ancora terminata, non vuole criticare con supponenza ciò che le autorità hanno deciso nel 2020, ma per dare un contributo costruttivo, le scienze dell'educazione devono poter partire dal presupposto che il sistema scuola è meglio non chiuderlo. Non a caso non si era mai fatto prima.